Siamo con Carla Passacantando, presidente dell'Associazione Culturale I Ponti del Diavolo di Tolentino. Anche quest'anno un grande successo per la rievocazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda. Come è andata questa manifestazione? È stato un grandissimo successo, tanta gente hanno preso parte a questa rievocazione, quindi a questi eventi della rievocazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, giunta alla 21ª edizione. E la serata della rievocazione della leggenda e della corsa all'anello a cavallo è stata seguita da tantissime persone, migliaia di persone, tanta gente sia in Piazza della Libertà, dove c'è stato un piccolo primo spettacolo, e poi al Ponte del Diavolo, quindi via San Nicola pienissima, e come del resto Piazza San Nicola, quindi ha avuto un grande successo. E sono stati anche bravissimi i nostri testimonial della serata, i due attori Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, che hanno narrato la leggenda in maniera impeccabile, quindi il pubblico si è divertito e siamo contenti di questo, di aver azzeccato gli attori proprio per questo genere di spettacolo. Alcuni eventi invece sono stati rinviati. Sì, abbiamo rinviato la messa con la rievocazione delle antiche canestrelle, che era in programma per il 1º settembre, e l'abbiamo rinviata per domenica prossima, il 22 settembre alle ore 19. Però prima ci sarà alle 17 il gemellaggio tra i Ponti del Diavolo in comune tra l'Associazione Culturale I Ponti del Diavolo di Tolentino e la Proloco di Pont Saint-Martin.